Come abbiamo visto, Cesare aveva scelto per il suo proconsolato le tre province contigue dell'Illiria, della Gallia Cisalpina e della Gallia Narbonense. Il suo scopo era quello di superare in gloria lo stesso Pompeo Magno con un'impresa che nessuno fino ad allora aveva neanche concepito: la conquista dell'intera Gallia. Vediamo quali sono state le tappe più importanti della guerra gallica. Innanzitutto, la prima vittoria nell'anno stesso di inizio della guerra, il 58, è quella di Bibracte contro la popolazione degli Elvezzi, i quali avevano sconfinato, a causa delle pressioni dei Germani, nel territorio degli Edui, che erano alleati dei Romani. Ma il 58 è anche l'anno in cui Cesare riesce a ricacciare oltre il Reno la popolazione dei Germani stessi, sconfiggendo il loro re Ariovisto. Poi abbiamo il 57, in cui inizia la campagna belgica, grazie alla quale il territorio dei Belgi entrerà a far parte della cosiddetta Gallia Comata. Tutte queste vittorie riportate da Cesare alimentano l'entusiasmo popolare a Roma. I successi ottenuti in Gallia da Cesare preoccupavano molto il Senato, che cercò il sostegno di Pompeo contro Cesare stesso. Pompeo, infatti, preoccupato delle vittorie di Cesare, si stava riavvicinando al Senato. Così, su iniziativa dello stesso Cesare, che era preoccupato dell'incrinarsi dell'accordo del Triumvirato, si arrivò a un rinnovo dell'accordo stesso a Lucca nel 56 a.C. Qui Cesare incontrò gli altri due triumviri e rinsaldò con loro l'accordo con reciproci vantaggi. Cesare ottenne di prolungare il proconsolato in Gallia per altri 5 anni. Pompeo e Crasso ottennero il consolato per il 55 a.C., nonostante i termini per la candidatura fossero scaduti. Crasso ebbe al termine del mandato il proconsolato in Siria, dove avrebbe potuto guadagnarsi, conquistando il vicino e potente regno dei Parti, quella gloria militare che gli mancava per raggiungere una posizione di parità con gli altri due triumviri. Pompeo ottenne il proconsolato in Spagna, che gli consentiva di disporre, oltre che di numerose relazioni e amicizie, contratte ai tempi della guerra contro Sertorio, anche di alcune legioni e del comando militare.